È stata inaugurata a Pesaro la nuova circonvallazione di Muraglia, una viabilità che consentirà di liberare dal traffico la via Flaminia che penetra nel centro urbano e costituirà una direttrice di collegamento primario per l'ospedale. In corrispondenza della prima rotatoria è previsto anche l'innesto del futuro svincolo di Pesaro Sud che consentirà un collegamento autostradale efficiente e sicuro tra Pesaro e Fano. Si tratta ad oggi di un investimento di 6 milioni di euro per un tracciato di 1,5 km. Dopo il taglio del nastro, la benedizione da parte dell'arcivescovo di Pesaro Urbino Sandro Salvucci e poi gli interventi dei presenti. L'aspettavamo da anni, è un grande risultato perché completa la circonvallazione di Pesaro. In pochi minuti si potrà passare da nord a sud della città, ci si potrà collegare all'ospedale, l'attuale e quello nuovo. Quindi siamo davvero molto contenti. È un'opera che libera dal traffico il quartiere di Muraglia e al tempo stesso velocizza e modernizza la viabilità della città. Siamo in attesa ovviamente delle altre opere di società autostrada, il casello di Santa Veneranda, il raddoppio degli interquartieri, la bretella che collegherà la Monte Labattese al casello attuale, quindi insomma è l'inizio di un lavoro, ma un lavoro davvero importantissimo e siamo molto contenti perché un pezzo di questa strada era intitolata Sandro Pertini, l'altro pezzo da oggi è intitolata ad Enrico Berlinguer, due grandi della Repubblica Italiana che grazie a questa bellissima infrastruttura continueremo a ricordare. A seguire l'intitolazione della strada ad Enrico Berlinguer con l'intervento di Massimo D'Alema. Colpisce il fatto che Berlinguer sia una personalità che, pur rappresentando un mondo che non c'è più ed essendo morto da 40 anni, continua a esercitare un fascino anche sulle generazioni nuove che non lo hanno mai conosciuto. E credo che questo dipenda da molte ragioni, ma innanzitutto dalla forza della sua personalità e dalla coerenza con la quale egli ha vissuto i suoi ideali. Con la realizzazione di questa viabilità si chiude così il semianello periurbano composto per buona parte dalla strada interquartieri che collega la strada statale 16 a nord del centro abitato con via Cesare Lombroso a sud-est. Questo è un lavoro da 6 milioni di euro di quota lavori, però si inserisce in un contesto di un investimento complessivo di oltre 150 milioni di euro che Autostrade mette a terra nel territorio pesarese. Oltre alla bretella di Muraglia che di nuovo apriamo oggi, noi abbiamo una serie di altre bretelle, quindi una serie di altri interventi locali, mi viene in mente Santa Veneranda, mi viene in mente Interquartieri, mi viene in mente la strada Urbinate, sono tutti interventi di cui noi abbiamo completato la progettazione esecutiva e che sono adesso al vaglio del Ministero per l'approvazione che pensiamo di riuscire a cantierizzare agli inizi dell'anno prossimo. E poi abbiamo il casello di Pesaro Sud, anche questo ha completato il suo iter di progettazione esecutiva, è in questo momento in fase di verifica, la verifica del famoso ex articolo 26 del codice appalti precedente. Una volta completato questo riusciremo a sottometterlo al Ministero per approvazione. Quindi in entrambi i casi abbiamo una progettazione molto avanzata, finalizzata e quindi non siamo distanti dall'apertura dei cantieri. Ad illustrare i lavori effettuati è stato poi l'amministratore delegato di Marche Multiservizi, Tiviroli. Abbiamo colto l'occasione anche per ammodernare un pezzo importante dell'acquedotto. È un intervento di 1 km, di cui 600 metri con trivellazione orizzontale, quindi una nuova tecnologia che consente di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera. Non comporta utilizzo di materiali né di recupero né di materiale vergine. E in più diciamo che non ha nessun impatto dal punto di vista del traffico e della viabilità. I restanti 400 metri invece è stato un intervento tradizionale con scavo, un intervento complessivo di circa 3 milioni di euro, di cui 650 a carico di Marche Multiservizi, il resto ovviamente erano gli interventi di compensazione a carico di società autostrade. Complessivamente Marche Multiservizi ha innovato per circa 3 milioni e 700 euro la propria impiantistica in quest'area, quindi tutto a beneficio della collettività e del territorio.